Ciao a tutti cari amici dello Sporting Milano 3, siamo con Nicola Bertolio al termine della partita contro Nerviano. Purtroppo è arrivata un'altra sconfitta, la terza consecutiva dopo quelle maturate contro Gazzada e contro Busto Arsizio. Oggi però, Nick, una pesante sconfitta, un passivo pesante, dopo un primo quarto piuttosto equilibrato. Cosa è successo? Ci è mancata l'intensità, infatti, di questa partita. Direi che non c'è proprio nulla da salvare. Da un lato è una partita da dimenticare, ripartire, resettare da domani, fare una buona settimana di allenamento. Dall'altro ricordare che noi viviamo di intensità sui due lati del campo. Se non difendiamo duro per poi da lì correre, giocando molli, non andiamo da nessuna parte. Quindi ricordare la lezione che abbiamo preso oggi. Ecco, solitamente dopo uno schiaffone, passami il termine, del genere si ha una reazione. Da dove bisogna ripartire e come costruirlo, ecco. Allora, quello sì, la reazione deve esserci già da domani, già in allenamento, metterci concentrazione, quindi eseguire le cose che ci vengono chieste con concentrazione e soprattutto, come ho detto all'inizio, intensità. Deve essere la chiave, la voglia di dimostrare quanto possiamo valere, la voglia di fare sempre qualcosa in più, quei due centimetri in più in difesa, quello scatto in più in attacco, al posto di una camminata, anche se sia lontani dalla palla. Sono i dettagli, intensità e cura dei dettagli. Sporting Milano 3 è sempre stata una squadra con uno zoccolo duro importante. Può essere un punto da cui ripartire, un punto di forza per essere tutti uniti insieme e uscire da questo momento un po' così? Sì, allora, abbiamo anche tanti giovani adesso, ma tutti che vengono da Milano 3, quindi l'identità dei giocatori che si identificano con questa maglia, con questi colori, col percorso che hanno fatto alle giovanili, deve essere qualcosa da cui trarre orgoglio per poi metterlo in campo. Ringraziamo Nicola Bertolio per essere stato qui con noi. Grazie a tutti.